Si crede erroneamente che la birra buona sia fuori dall'Italia, invece qui ci sono degli esempi molto, degli ottimi esempi. Beh, l'Italia in questo momento è sicuramente uno dei simboli della diversità del mondo della birra e penso che quella che è stata la rinascita culturale della birra artigianale in Italia sia, come dire, uno degli orgogli dell'Italia anche all'estero. Quindi direi che questi 15 anni di lavoro nel campo della birra sono sicuramente serviti a smuovere molto quello che era il pensiero legato a un prodotto che aveva perso tante delle sue sfaccettature e tante della sua identità. Fondamentalmente, perché scegliere una birra italiana? Beh, intanto perché siamo italiani, è un primo motivo più che valido. Diciamo che abbiamo vissuto tanti anni di esterofilia assoluta nel campo della birra e penso che sia il momento di diventare un po' nazionalisti, no? Lo siamo poco in generale, no? La birra è sicuramente un buon motivo per iniziare a diventarlo su fronti più diversi, no? E poi perché effettivamente in questo momento l'Italia birraria sta dicendo cose veramente molto belle, molto belle. Lamentava però che c'è uno scarso uso della birra scura. Beh, no, dicevo semplicemente che purtroppo la cultura italiana dell'approccio alla birra tende sempre un po' a spaventarsi di fronte al colore, ma in realtà il colore della birra, cioè una birra scura può essere molto delicata e essere anche molto leggera, non è detto che sia obbligatoriamente un pugno, no? Ecco, una cosa pesante, assolutamente. Grazie.